Anche io sono abbastanza cialtrone, però ho dei momenti anche semiseri, diciamo. E vorrei dire questa cosa che mi sta a cuore da un po'. Sono un po' stufo in questa città come dire, di fare i tributi ai morti. Vorrei che, mi piacerebbe che ci si ricordasse dei vivi, cioè si valorizzasse quello che abbiamo, tanta roba. Cioè, sono un po', voglio dire, è inutile che ci facciamo belli con De André quando questo qui è portato via, i famosissimi coglioni, scusate se ho detto portato via, che è andato a stare a Milano, poi si è andato in Sardegna, eccetera, poi è morto e improvvisamente è diventato genovese. Cioè, facciamolo prima, perché poi, voglio dire, io a gennaio faccio 60 anni, metti che ce ne ho altri 40. No, per dire così, però mi dispiacerebbe fra 50 anni, facciamo un tributo a Dodo Scalzi. No, facciamo delle feste, suoniamo e andate a vedere i nostri musicisti. Tanto mettetevi qui, se no cosa perdo tempo a fare? Scusate. Tanto vi presento Acustico Medio Levante. Scusate. Io perdevo tempo e lo stavo in ascoltare. Però sono abbastanza serio, nel senso mi piacerebbe, fate questo sforzo, andate a sentire non so dove, perché locali non ce ne sono più, e suonare in giro si suona poco perché non ci sono soldi, almeno per i musicisti, la musica pare che sia diventata una cosa così, un hobby, suoni, e perché ti devono pagare? Insomma, adesso certo non sono un chirurgo, non salvo delle vite, però insomma anche noi facciamo il nostro lavoro, quindi sostenete la musica di Genova, musica a chilometro zero, tutta la vita. Scusate la retorica, ma è una roba che tanto lo so che quando muoio mi fate la guitar festa, quindi fate un po'. Chi è che vuol parlare? Chi è che parla di voi? Chi è bravo a parlare? Sei pronto? Ma intanto ti attacca. Andiamo tutti. Insomma, intanto preparatevi. Quando siete pronti io faccio delle domande. Sei attaccato te? Funziona tutto? Tutto Sei contento di essere qui stasera con noi? felice Anche perché Babi con voi ha fatto un disco. mi ha fatto un disco e tanti concerti assieme, e prima di tutto c'era un'amicizia fraterna, quindi un applauso ancora. Parlate tra di voi un attimo che vado a vedere cosa succede all'amplificatore del basso. Tra di noi, cosa ci diciamo? Diciamo così, che dai, vai avanti. No, buonasera a tutti, noi siamo Acustico Mediolevante negli ultimi, diciamo, 15 anni. Babi, quando ha potuto e finché ha potuto, ha collaborato con noi, in particolare allo spettacolo Cesare Perduto nella pioggia su testi di Cesare Pavese l'anno scorso, per chi c'era. Qui a Duovini abbiamo proposto un breve estratto. Durante la nostra lunga amicizia e durante i nostri incontri, magari dopo una bella sciata di minestrone, Bambi ha avuto modo di ascoltare talvolta e partecipare alla costruzione di alcuni dei brani di tutt'altro genere che vi proponiamo questa sera. Si tratta di versione di un progetto, di versione ancora in movimento, perché il nostro modo di lavorare Nel nostro modo di lavorare definitivo, consideriamo soltanto quella signora nera brutta con la falce che Bambi ce l'ha portato via. Quella negra cuscu, pissu cusca, pissu e ascuria. Qui ci abbiamo Brutta. A proposito, i pezzi che facciamo sono in lingua genovese, speriamo che siano in molti qui a comprendere l'idioma, perché non ci sarà traduzione. Non aspettatevi comunque un genovese aulico, nostalgico, farinate e mandolini. Il nostro è un genovese residuale, spigoloso, anche un po' incazzato, come può essere chi sta per essere sopraffatto dalle lingue e dalle logiche imperiali e imperialiste. Proprio di questo, del cosiddetto, della modernità, del cosiddetto progresso, in qualche modo parla il primo pezzo, che si intitola Semu arrivé. Semu arrivé.
Aspetta che te lo tiro io.
facci lei, facci. Ecco qua. Ecco, il genovese, come si sa, abbonda di vocali. E questa è una delle ragioni della sua straordinaria musicalità. Il prossimo brano si intitola Eugno, vuol dire olio. Un sostantivo che grammaticalmente è uno showcase di vocali. Non sai neanche come scriverlo. Ti viene da tirar fuori il cappello e delemosinare una consonante. Qui si parla certamente dell'olio in quanto prodigio e vanto della genovesità, ma via via di tutte le sue declinazioni e degenerazioni globalizzate. Infine tutto ritorna al nostro piccolo e a volte troppo rassicurante mondo l'industria. Insomma, se parla de olio. Se torce, non puoi sentire il tuo,
lui bacano. Ma vieni questo io, cielo come un mattino. E poi, a fin da fuori, vedo per il momento, a te. Perché credo le mie parole, la fetta del vulcano, a mio a mezzo e tempo, senza mancare, e le consulanti, troppi hanno che no, a non si gama buca, a schiccia se ne va. Chicco Ciacaluga. Alla batteria Carlo Tasso. Chitarra solista Paolo Picasso. Al basso Mauro Ierace. Alle tastiere Riccardo Cosmelli. Al sassofono Paolino Costa. Renato Uccelli, ovviamente, voce e chitarra e grande presenza sul palco. E lui è venuto in mente che Paolo è il più anziano sul palco stasera. No, una roba carina da dire. È risuso e adesso, scusate, adesso dovrete indovinare quanti anni ho. Non ve lo dico io però, poi dopo mi dite. Quanti anni? Vediamo se indovinate. No, oh, non è che c'è. Va bene, facciamo un quiz. Dai, andiamo avanti. Forza. L'ultimo pezzo. Questo brano racconta di un certo inquilino delle nostre città piuttosto vituperato. Pigro, opportunista, puncioso, raspa nella rumenta, aspetta che cada una briciola dal tavolo dei potenti e dalle classi superiori. Volocumbu. Il piccione, un volatile che si è dimenticato di avere un paio di ali con le quali volare su in alto. In questo ci sembra assomigli un po' a ciascuno di noi che ci adattiamo a vivere tiepidamente nelle pieghe sempre più strette della società. Eppure Colombo è un nome che in quanto a volare via noi dovrebbe suggerire qualcosa. Il titolo è Cumu de Citerre.